fiume, prendi i sassi, perché non comprare il marmo, perché chiaramente un costo, tutta una serie di cose. Però era interessante andare nel fiume e prendere dei sassi che avevano già una storia. E allora tutti i primi lavori li ho fatti con dei sassi di fiume. In questi sassi di fiume ho, diciamo, conosciuto, riconosciuto delle immagini all'interno, e quindi ho fatto degli esperimenti, ma lasciando l'immagine del sasso, perché mi ero reso conto, frequentando quei luoghi, che quel sasso aveva una storia da raccontare. Cioè, stava nella montagna, l'uomo è arrivato, ha deturpato quei luoghi, e lo scarto l'ha buttato dal Ravanedo, che è la parte scoscesa dove vengono giù i sassi, arrivato nel fiume. Il fiume è il primo scultore che ha trasformato quel pezzo grezzo in un capolavoro. Allora, quando riconosci quella, una bellezza, no, in quella forma, quanto vale il tuo intervento? Molto poco. E allora tanto vale, se proprio senti il desiderio del fare, di lasciare, no, la testimonianza di quello che era. È come dire, dentro io vedo questo, ma tu ci puoi vedere quello che ti pare. Com'è il tuo sguardo, quello lì famoso, che fa in camera? Io faccio... ecco, esatto. Esatto. Così, è così, Alessandro?